Ciao a tutti, bentornati sul mio canale o benvenuti se siete nuovi. Oggi un nuovo video in cui proveremo insieme alcuni prodotti che sono novità, altri che non sono novità, ma comunque sono prodotti che avete scelto voi. Perché ho fatto nei giorni scorsi dei sondaggi sul mio profilo Instagram, che vi lascio qui in basso nel caso vogliate partecipare anche voi ai sondaggi, e insomma vi ho fatto scegliere un pochino quali prodotti utilizzare in questo video, quindi questo make-up sarà scelto da voi. Fatemi sapere anche se con le luci, insomma, se la situazione è migliorata. Io sto cercando di impegnarmi al massimo in questa avventura su YouTube, sia dal punto di vista tecnico, quindi fotocamera, luci, sia anche dal punto di vista proprio delle applicazioni nei programmi, perché mi sono fatta scaricare dal mio fidanzato un programma di montaggio nuovo. Quindi spero che questo video si veda in una risoluzione migliore rispetto a quella del video precedente. Quindi fatemi sapere anche questo. Sapete che ci tengo tantissimo, sto cercando di investire tanto in questo progetto. E quindi niente, oggi mi truccherò insieme a voi con i prodotti che appunto avete scelto voi e chiacchiererò, vi racconterò un po' di cose. Eccomi qua con il mio cerchietto. Come sapete, io comincio sempre dal primer. Questo non l'ho fatto scegliere a voi, è un prodotto che ho nel mio progetto smaltimento. Non ne ho parlato qui su YouTube, apro una piccolissima parentesi. Ho selezionato dei prodotti che ho da un po' di tempo, oppure prodotti che non mi sono piaciuti tantissimo, li ho messi tutti quanti insieme e ho deciso di smaltirli nel corso del 2021. Questo qui fa parte di questo progetto, si tratta del Profilter Primer di Fenty Beauty. In realtà questo primer non mi ha fatto niente di male, ma non mi ha fatto neanche niente di bene, quindi per questo motivo ho deciso di terminarlo, anche perché sapete, non mi piace buttare prodotti o farli scadere, quindi tendo sempre a utilizzare anche i prodotti che non mi piacciono, oppure proprio al massimo se mi fanno talmente schifo o non sono adatti a me, li regalo. Quindi ecco, iniziamo con il primer. Allora, io prenderò uno specchietto perché sennò finisce che guardo sempre nello schermino della telecamera e a voi arriva un bruttissimo effetto nel video. Metto un pochino, poi se ho bisogno aggiungo. Questo primer in teoria dovrebbe avere un effetto mattificante, però io in realtà non ho mai visto un grandissimo cambiamento sulla mia pelle, ecco perché non mi piace tanto. Vado ad applicare anche un pochino di questo correttore aranciato di Mulac, che è il Demetra. Io lo applico così semplicemente con le dita e lo tampono solamente nella zona dove ho lo scuro dell'occhiaia. Vi ho zoomati un pochino, non vi spaventate, questo perché voglio che vediate bene come applico i prodotti e così potete farvi anche un'idea, insomma, della resa senza che io parli troppo. Primo prodotto scelto da voi, vi lascio qui da qualche parte nello schermo, insomma vedrò il sondaggio, è il fondotinta. Vi avevo chiesto di votare tra quello di Deep Makeup, che è uno dei miei preferiti, e quello di Clio, che sta entrando nella classifica dei miei preferiti. Ovviamente avete scelto quello di Clio, ma su questo non avevo dubbi, cioè questo è stato proprio il sondaggio più schiacciante. Io lo applico così, un po' facendo diversi piccoli pump, non è proprio un pump intero, ecco qua, e poi lo sfumo con la spugnetta. Allora, poi va bene, nel caso aggiungiamo, ecco, non è un problema. Allora, chiacchieriamo un pochettino. Io non ho sostanziali novità per quanto riguarda la mia vita, dall'ultimo video che avete visto in realtà, se non che il gatto ultimamente sta iniziando un po' a svegliarsi birichino, quindi secondo me sta andando in calore e quindi presto ci aspetterà un'operazione da affrontare. Non sto ancora lavorando, quindi sto ancora studiando, cioè nel senso io studio anche quando lavoro, però ecco, particolarmente in questo periodo sto solamente studiando nell'attesa dello scorrimento delle graduatorie, perché comunque noi docenti precari siamo così, siamo un po' dimenticati dal mondo.
si pensa che il lavoro nella scuola sia facile, sicuramente ci sono tantissimi vantaggi, tantissimi aspetti positivi, però c'è anche un rovescio della medaglia che appunto è la difficoltà che si ha nell'entrare nel mondo della scuola. E quindi niente, io ho capito che questa è la strada che voglio intraprendere e continuerò, però con un po' di pazienza. E vabbè, come avete potuto vedere, il fondotinta praticamente ne ho messo pochissimo e per me basta, perché non ho grandissimi problemi, per fortuna, almeno sulla pelle. E niente, quindi dopo andiamo a applicare il correttore e la base sarà quasi a posto. Allora, non vi ho fatto scegliere un correttore nei sondaggi, perché in effetti avevo la voglia di provare il correttore di Clio in combo con il fondotinta. Mi sono dimenticata di dirvi che io del fondotinta utilizzo la colorazione 5, ma ho girato un video al riguardo, ve lo lascio in alto nelle schede. E insomma, se volete sapere qualcosa in più su quello che penso io del fondotinta, lo trovate là. Questo è il correttore. Io devo dire che ho leggermente sbagliato il colore, perché all'epoca presi lo 04. Lo 04 per me è chiaro, riesco a farlo funzionare, però è chiaro, ve ne accorgerete. Anzi, forse adesso mi sa che regolo un po' la luce un attimo. Forse adesso vedete meglio, non lo so. Fatemi sapere se preferite più questa luminosità che quella di prima. Questo è un mix tra luce calda e luce fredda, invece quella di prima era solo fredda. Comunque questo è il colore che ho preso io. Dicevo che riesco a farlo funzionare, ma forse quello giusto per me sarebbe stato almeno il 6. Vedete, è chiarissimo, però non vi spaventate, poi una volta steso tornerà tutto come prima. Diciamo che a me non dispiace l'effetto illuminante nella zona sotto, perché comunque avendo le occhiaie è un punto debole per me questa zona del viso, però sì, in effetti è comunque abbastanza chiaro, però vedete, sfumato non è più così terrificante. Allora, continuiamo sempre con la base. Vi avevo fatto votare tra il bronzer in crema, anzi in stick, di Neve Cosmetics, che è uno dei miei preferiti, e questo bronzer di Patrick Ta. Come faccio a non accecarvi? Forse così, ecco, questo bronzer di Patrick Ta. Io ce l'ho nella colorazione medium, che era la 2, penso. Sono tre colorazioni, quindi non si può sbagliare. Vi faccio vedere meglio il prodotto. Qui c'è la parte in crema e qui c'è la parte in polvere. La verità, non l'ho ancora mai provato, perché non ho avuto modo. Inoltre volevo provarlo proprio con voi in un video, però so che molte persone si sono trovate benissimo con questo prodotto, quindi ho alte aspettative. Adesso andremo a mettere prima la parte in crema, poi procediamo con il blush e poi metteremo la parte in polvere. Faccio così, la prendo un pochino con il culetto della spugnetta, ne prendo un po' perché non so in realtà quanto ne possa servire. Ecco, forse ne ho preso un po' poco, vediamo. Meglio metterne poco all'inizio e stratificare che sbagliare, metterne tanto e fare casini. Questo almeno è quello che penso io. Allora, il prodotto, vedete, si fonde perfettamente, già vedete la differenza. Il prodotto si fonde perfettamente con la pelle, mi piace un sacco, il colore è giusto per me. Forse se avessi avuto, ciao, fate ciao al quaderno di Chiara Ferragni, forse se avessi avuto un incarnato un pochino più scuro avrei dovuto stratificare meglio, non lo so. Sicuramente non va bene per gli incarnati troppo scuri. Penso che insomma, chi è più scuro di me debba optare per la terza colorazione, invece chi è più chiaro può tranquillamente optare per la prima. Niente, devo dire che mi piace l'effetto, molto molto naturale. Mettiamolo un po' anche sulla fronte, che non guasta mai. Molto molto naturale, molto bello, insomma, bello. Si è sfumato anche molto velocemente, avete potuto vedere anche voi. Avete scelto
il blush di She Glam. Vi avevo chiesto di votare tra questo qui e quello di Rare Beauty, per mia sorpresa ha vinto il blush di She Glam, quindi adesso lo andiamo ad applicare. Anche questo è un prodotto nuovo, nel senso che ne ho un altro di un'altra colorazione, ma questo qui è nuovo, non l'ho mai usato di questo colore, quindi lo andiamo a provare insieme. In teoria dovrebbe essere un colore rosato, vediamo. Allora sì, è un colore rosato. Mi piace anche molto, devo dire. Vediamo come si sfuma. Questo qui io di solito lo sfumo con un pennello, preferisco. Allora, è decisamente rosato. Forse me lo immaginavo un pelino più delicato e addirittura più power di quello che ho già, che è proprio un rosa molto chiaro. Comunque questi prodotti basta metterne davvero pochissimi. Completiamo la base con la cipria e poi torno da voi per applicare le polveri. Allora, eccomi qui. Come cipria ho utilizzato questa qui in polvere libera di Nabla, che è una delle mie preferite. Adesso passiamo a bronzer e blush in polvere. Come vi ho anticipato, utilizzerò anche come blush in polvere il bronzer di Patrick Ta. Vediamo anche la parte in polvere mi soddisferà quanto quella in crema. Apro una piccola parentesi anche su questo. Patrick Ta lo potete trovare su Cult Beauty. Se siete fortunati potete trovare uno sconto, altrimenti se vi create un nuovo profilo potete utilizzare il codice, insomma quello legato al primo ordine, che vi dà il 15% di sconto su tutti gli articoli, ed è quello che ho fatto io del resto, quindi potete anche acquistarlo con un piccolo sconto. Allora, anche la polvere mi piace molto, delicata, non è una polvere che è molto presente, quindi la potete stratificare. Io sinceramente quando è così preferisco, perché piuttosto che trovarmi un macchione, meglio stratificare e aggiungere in base al gusto personale. Proseguiamo, avevo detto nei sondaggi di scegliere tra un blush di Clio e una palette di blush più illuminanti di Astra. Ha vinto Astra, quindi eccoci qui, utilizzerò questa palette molto molto carina, mi piace davvero tanto, ve l'ho mostrata anche più volte in azione su Instagram, e utilizzerò sia il blush sia l'illuminante da questa palette. Vi faccio vedere meglio i colori, vedete quanto sono carini. Soprattutto questo illuminante è tanta roba, tanta roba. Allora, andiamo con il blush. Vabbè, questo già so che mi piace, quindi non vi faccio una recensione chissà quanto dettagliata. Ce l'ho da un po' di tempo e mi piace tantissimo, mi piace tutto, sia gli illuminanti sia il blush, ma anche le colorazioni. E poi Astra, per essere un brand low cost, ha dei prodotti davvero di alta qualità. Degli illuminanti faccio un mix tra i due, semplicemente, vedete, cioè davvero molto molto carino. Non è un illuminante boom, ecco, però è un illuminante che se avete un evento, qualcosa, insomma, cioè è molto delicato, non segna la grana della pelle ma si fa notare comunque, non è uno di quelli là spessi che fanno anche strisciate, bello, mi piace insomma. Le sopracciglia le faccio con il mio solito prodotto di Kiko, eccola qua. Purtroppo questo prodotto non è più reperibile, quindi non ve ne parlo tantissimo, però io mi ci trovo molto bene perché ha la parte con lo scovolino per pettinare le sopracciglia e con il gel, un gel che non è proprio un gel per fare le sopracciglia effetto sapone, però insomma un pochino di forma gliela dà. E poi c'è la matita, il lato della matita, quindi se andate in giro da qualche parte in un unico prodotto ne avete due. Purtroppo non è più reperibile, spero che Kiko la riproponga in qualche altra collezione, perché sapete Kiko fa sempre queste collezioni un po' ripetitive, ecco, spesso i prodotti si ripetono. Nulla, quindi vi dicevo che sto aspettando per lavorare, nel frattempo mi diletto qui su YouTube, su Instagram, su TikTok e studio. Sto studiando anche per il concorso,
sempre per l'insegnamento, non quello per avere la cattedra, insomma, per intenderci, ma il concorso ordinario che mi abiliterebbe in prima fascia, per chi non è pratico, le graduatorie provinciali si dividono in prima fascia e seconda fascia. In seconda fascia si inseriscono tutti quelli non abilitati, quindi dove sono inserita io al momento, quando mi sono laureata mi sono inserita in questa fascia, ecco, nella seconda fascia. Dopo, con l'abilitazione, scalerò alla prima. Ovviamente si chiamano prima quelli della prima quando si prende servizio e poi si procede con la seconda, quindi ovviamente salendo di fascia avrò più possibilità di essere chiamata presto, per farvela breve. Eccoci qui, arrivati al momento degli occhi. Per mia grandissima sorpresa, perché avevo chiesto di votare tra la palette nuova di Melissa Tani e quella di By Terry, che non è nuova, però è una palette nuova per me, avete scelto quella di By Terry. Io pensavo che insomma che vincesse quella di Melissa, perché sapete, è una novità. Invece ha vinto questa, che sinceramente è bellissima, cioè già soltanto per il pack merita. Io l'ho presa sul sito di By Terry approfittando del 30% di sconto, perché non costa poco questa meraviglia, ma è bella. Vi faccio vedere come faccio a non accecarvi, ecco, facciamo così. Vedete i colori? Sì, ok. E le cialdine hanno i disegnini sopra. Cioè, adoro. E penso che realizzerò qualcosa di semplice, perché non è che voglio proprio fare questi grandi make up, dato che mi sto truccando solo per il video e non devo andare da nessuna parte. Penso che, insomma, innanzitutto iniziamo, va? Poi man mano che faccio vi dico. Prendo l'ombretto, questo qui, il color panna, e fisso un po' la zona della palpebra. Quanto mi dispiace rovinare i disegnini, non immaginate nemmeno quanto mi piange il cuore. Fisso giusto questa zona qui. Prendo questo colore qui da transizione, anche se non è proprio opaco, è un po' scimmerino. Vediamo. No, dai, sulla palpebra tutti questi brillantini non si vedono. Madonna, sto già rovinando la palette con i disegnini. Niente, parlerò dei disegnini per tutto il video. Vado con questo, intensifico un pochino. Meno male che avevo detto che non volevo fare chissà che cosa. Vedete, sono molto molto delicati. Vabbè, li sto prendendo anche con un pennello ampio, magari con un pennello più fitto il colore è un po' più denso, però devo dire che mi piacciono tanto. Prendo questo marrone più scuro, intensifichiamo ancora un po', questa volta vado con un pennello un po' più fitto, così vediamo quanto, anche se ovviamente questi colori non è che, non vi aspettate di realizzare un look stile drag, però penso che si possa sperimentare un pochino. Penso che questi ombretti siano pensati per una quotidianità, insomma, per la quotidianità, per persone che si truccano velocemente. Comunque, vedete, alla fine ha intensificato, vedete la differenza? Quindi il risultato c'è, e io comunque sto andando abbastanza leggera, non sto andando come mio solito. Vado con questo su tutta la palpebra, lo prendo direttamente con il dito, vediamo. Wow, quanto è bello, questo è bellissimo. È bellissimo, poi ovviamente lo vado a sistemare con il pennello, sfumo un pochino, però molto bello. Questo look io ce lo vedo tranquillamente per andare al lavoro, ovviamente se dovessi farlo la mattina lo farei molto più velocemente. Adesso sto andando piano, prima cosa perché lo sto facendo vedere a voi, seconda cosa perché mi sto rilassando, quindi non mi va di correre e fare cose troppo veloci. Però lo vedo tranquillamente come un trucco da lavoro, ecco. Poi ovviamente ognuno va come vuole al lavoro. C'è anche chi non si trucca, c'è chi si trucca in maniera più pesante, però niente, mi piace, mi sto esaltando. Lasciatemi un po' esaltare.
Quindi questo è il look occhi. Adesso applico una matita marrone all'interno della rima. Utilizzo questa qui di Clio, si è cancellato tutto praticamente, però fidatevi, era quella di Clio, non lo so perché questo pack non era fatto proprio benissimo, si sono cancellate tutte le scritte, non mi è mai successo. Vado con il pennello a penna di prima, non prendo prodotto, sfumo semplicemente gli eccessi di prodotto che già c'erano, li sfumo sotto insieme alla matita, non aggiungo altro colore perché non voglio creare un effetto troppo drammatico, però ovviamente volendo si può aggiungere prodotto, si può fare una sfumatura un po' più decisa. Io mi voglio mantenere più sul naturale anche perché sto facendo finta che mi devo truccare per andare al lavoro, così vi faccio anche vedere un pochino quello che farei se andassi al lavoro. Per l'angolo interno dell'occhio riprendo gli illuminanti di Astra e li metto con un pennellino piccolo, tipo questo. A questa volta mi serve lo specchio perché questa palettina non ce l'ha, però guardate, per il prezzo che ha la palettina di Astra facciamo meno dello specchio, ecco, cioè abbiamo tutti quanti uno specchio a casa, io ve la consiglio tantissimo questa palettina. Fatemi sapere se vi interessa un video a tema Astra a tal proposito, perché ho un sacco di prodotti del brand e magari se vi interessano i prodotti low cost li proviamo insieme, mi fate sapere, potete anche lasciarmi un commento oppure mi scrivete, avete modi per scrivermi tramite i tanti social che frequento. Sono soddisfatta di questo look talmente tanto che penso che non aggiungerò l'eyeliner, metterò solo il mascara. Anche questo qui è della collezione Wonder Woman di Kiko, che è una collezione che non si trova più come la matita. Questo qui non mi è piaciuto tantissimo, nel senso che è un buon mascara, ma non mi piace tantissimo lo scovolino, quindi il problema non è proprio la formulazione del prodotto, ma è l'applicatore che vedete, non so se si vede, vedete, ha una forma proprio strana. Vi dico che in realtà qualche volta mi capita anche di tirarmelo nell'occhio e di farmi male, quindi non lo preferisco. Scusatemi, si era interrotta la registrazione mentre applicavo il mascara perché avevo la memoria piena. Comunque questo è l'effetto del mascara sulle mie ciglia, che non sono chissà che grandi ciglia, però vi ripeto, non è uno dei miei mascara preferiti, non mi fa impazzire. Sulle labbra applico questo qui, che è uno dei Coco Love di Clio. Molto belli questi Coco Love, è una delle mie formulazioni preferite. Vedete che c'è un bel colore, però allo stesso tempo è molliente, non è un rossetto che vi secca. E nulla, via il cerchietto, sistemiamo i capelli. Ecco qui, questo è il look terminato. Scusate, metto i capelli dietro le orecchie perché sennò mi si azzeccano sul Coco Love. Dicevo, questo è il look terminato con i prodotti che avete scelto voi. Io sono contenta, alla fine il look mi piace tantissimo, è un look con il quale sicuramente uscirei e andrei a lavorare. Niente, vi ringrazio per essere stati con me, vi ringrazio per partecipare sempre attivamente ai sondaggi, non è scontato, soprattutto quando una persona è discontinua nelle pubblicazioni sui social. E niente, sono contentissima di essere tornata su YouTube. Fatemi sapere se la qualità del video è migliorata rispetto ai video precedenti, se le luci vanno meglio così, insomma veramente grazie sempre del supporto che mi date. Vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video.